perde il fascino. È arrivato il dottore? Come meglio preferite voi, ragazzi. Qua non c'è mai stato una trincea, avete scelto questo luogo perché... No, questo è l'interno. Gli serviva la neve attorno. No, neanche quello. Perché sono la neve, non dite la neve attorno, ma soprattutto il dislivello, perché si ricollega all'esterno che ce l'ha, quindi l'interno intuisci che essendo su questo dislivello sei là. E poi era una location vicina al paese, dovrebbe essere un teatro di posa, ma dicevo che Ermanno dice che noi lo facciamo in un teatro di posa. Innanzitutto non ho l'effetto del piatto freddo e poi gli attori non hanno la faccia da freddo. Perché di notte, quando cominciano a star qua, dal pomeriggio fino alle 4 di notte, aspettare fuori, ma lui diceva proprio aspettare fuori, entravano e avevano le facce da freddo. Cosa che se tu andavi in teatro, comunque anche se lo tenevi freddo, non avevi quelle sensazioni, le mani della fredda. E facevano il gesto giusto, perché avendo freddo, è quasi spontaneo. Altro che stare in flasco. A quanto scendeva? Guarda, l'unica cosa che non abbiamo avuto è stato il vero gelo, però quando cominci a essere qui, dalle 4 del pomeriggio alle 4 di notte, sempre fuori, anche se sono, no, meno 8 è arrivata quest'anno, meno 10, non tantissimo credo, però quando fai tante ore... In che mese avete girato adesso? Dal 13 gennaio per 7 settimane, abbiamo finito il 26 febbraio, quindi abbiamo beccato esattamente le giornate più brutte di tutta la stagione. Abbiamo avuto due giorni di soli, di cui uno con un vento talmente forte ed eravamo su al dosso di sopra che sollevava tutto il vento. In due ore ci ha ricoperti di un metro tutto, perché ha portato tutto di nuovo la neve. C'era la gente distrutta, perché se arriva la nevetta, quella piccolina ghiacciata sulla faccia, avevano delle facce. La trincea è alta 2 metri, è stata completamente coperta. Sì, adesso la lascerete allestita ancora un po' o verrà... Noi adesso il comune, la dottoressa Donata Posocco del comune, l'assessorato alla cultura, la loro intenzione l'ha confermato il sindaco e il generale Zovi, perché lui ci si funziona sempre, perché ogni cosa che è stata costruita noi dovevamo naturalmente montarla entro un certo tempo. Deve essere assolutamente... Tutto quello che noi facciamo deve essere portato via. Invece il comune, iniziando adesso il centenario per 4 anni, ha deciso di tenere questa e quella Valformica per far vedere alle scuole, ai bambini, organizzare delle cose. Quindi... Su 20 foto, su una c'era scritto Monte Zebio dietro, M. Zebio, dietro. Perché le trincee si assomigliano tutte, sì. I boschi si assomigliano. Sì. E allora le ho mostrate ad Ermanno Olmi. Me le ha fatte ingrandire e le ha usato, diciamo, quelle immagini per la ricostruzione, per ricostruire, per essere proprio anche fedele, sì. Almeno dal punto di vista estetico, scenografico. È sul Monte Zebio che c'è il cimiterino dei Sardi, è vicino. La Brigata Sassari, sì, qui la Brigata. Ci sono dei cimiteri. No, i morti sono tutti all'ossario. Sì, lo so, ma qui avevano lasciato, però ci sono stati ceduto a avere un pezzo di terreno. Ci sono stati 41 cimiteri volanti, diciamo, provvisori. Poi tutte le salve sono state... Ma tutto ce n'è ancora qualcuna o sono rimaste solo le croci? Gli unici cimiteri esistenti sono quelli inglesi. Okay. E sono stati donati il terreno al regno d'Inghilterra. Ed è territorio inglese, diciamo. E prima di fare gli ossari, allora qui quanti cimiteri sparsi? 41. Quindi di interesse economico. Ancora, dopo un piovasco, riaffiorano. Ma anche resti riaffiorano di... Resti di soldati. Sì, continuano, vero? Resti di soldati. Qualche anno fa sono stati trovati 3 polacchi, avevano una borraccia di legno e c'era ancora dentro del cognac, del cordiale, diciamo. Allora sono come al solito 3 lanci, uno super ampio, non si vede questa costruzione tutte le persone.
primo, uno potrebbe stare qua dentro. Allora ci siamo, attenzione. 3, 2, 1. E vanno 11, porta sul fronte nord-est dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917. Ermanno 11 porta sul fronte nord-est dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917. L'intero film si svolge nell'arco di una sola notte e tutto quello che viene raccontato. Sul fronte nord-est dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917. L'intero film si svolge nell'arco di una sola notte e tutto quello che viene raccontato è realmente accaduto. Ok. Aspetto che ci siate tutti così prima di entrare vi dico. Guarda che felicità questo camion. Da sola. Adesso vado all'inaugurazione della tua mostra, poi torno e ti dico com'è andata, se hanno fatto bene o no. Ci ho dato una risatina. Guarda, dopo due ore, perché per conto l'inaugurazione era cominciato un'ora dopo, ho visto arrivare uno della famiglia che ha chiamato in Parigi. Dobbiamo fare un ultimo sforzo. L'ultima intervista, facciamo fuori. Quella sì, alla fuori. Facciamo dopo, Presto, finalmente viene da dire, di nuovo dentro la macchina da presa, dopo tante promesse di smetterlo mantenute. Questa è la prima buona notizia. La seconda è che il suo cinema si riprova definitivamente umanista e parla di umanità parlando di guerra. Torneranno i prati.